Io riuscirò a raccontarti un po' a grandi linee quello che è successo, quello che mi sta accadendo, perché come sai, sì, sento le voci, mi fanno cambiare gli umori, le sensazioni, tutte queste cose. In giro da un minuto all'altro. Io vivo con mia madre e mia sorella e purtroppo ho notato che questo accade, non voglio farmi sentire da loro, però ho notato che questo accade anche a loro e addirittura anche ai cani che ho. È Ho due vero, è cani. vero. E Cristo gli fanno fare cose che per darti fastidio, e me lo dicono, cioè Sì, me lo sì, sì. dicono prima, Mi fanno abbaiare. per gli uccelli che mi parlano, anche a livello, vedo ogni tanto, mi capita vedere dentro la televisione come altre immagini. Sì, te lo fanno apposta. Si Sì. chiamano allucinazioni audiovisive che ti vengono create attraverso un sistema di narcolessia indotta. È come se te dormi ad occhi aperti. E loro te lo Sì. fanno apposta questo per far perdere la tua credibilità con tutte le persone che ti circondano. Perché così se tu vieni attaccato con questi sistemi, però vai a dire in giro, ah, io sento le voci, a me mi attaccano questo sistema, mi attaccano quest'altro. Le persone che cosa pensano subito? Ah, un malato di mente, uno Bravo. schizofrenico, un esaurito e c'ha questi disturbi. Ma in realtà te rilevi delle frequenze extrasensoriali che altre persone non hanno e non riescono a capire quello che gli sta accadendo intorno. Noi, essendo più sensibili a questi campi elettromagnetici, riusciamo a rilevare queste tecnologie di spionaggio, queste tecnologie di manipolazione. E gli Ma altri. io mi chiedo per che motivo, cioè non capisco il motivo che devono farci queste cose, cioè anche io ho passato un periodo all'inizio che ho tentato il suicidio, io più che penso che siano stati loro a Sì, farmelo. sono loro che te lo fanno apposta e poi magari ti Sì. bloccano. E dopo, no, hanno fatto praticamente, mi sono andato nella vasca, ho acceso il coso, la stufetta e l'ho buttata nell'acqua. Nel momento che l'ho buttata nell'acqua è saltata la luce della casa. E loro mi hanno detto, tu non puoi morire, mi dicevano, non ti facciamo morire, mi continuavano a dire, ho provato con medicine. Le medicine non mi fanno più effetto, eh? Te sei una persona che vali tantissimo perché rilevi queste frequenze. Mio padre è morto da poco. Boh, mia madre ha 86 anni, 84 anni. Però allo stesso tempo mia sorella ha paura anche lei, cioè io glielo dico che queste cose che gli capitano anche a lei. Io lo dico a varie persone, tanto abbiamo una signora che è di Roma, che pure lei viene attaccata con questi sistemi, mo sembra che gli hanno levato la telepatia artificiale diretta, cioè il lavaggio del cervello continuo, Sì. non glielo fanno più. Però quando cammina per strada incomincia a sentire sempre le voci. Ovviamente lei gli hanno fatto fare 5 DSO, ultimamente era diventata, l'attaccavano con le frequenze delle ustioni, dei bruciori, dormiva davanti al pronto soccorso tutte le sere perché aveva paura che la volevano uccidere. Io se devo venire con mia sorella perché mi fanno venire quella paura, una paura. Che non riesco, sì, ingestibile, ingestibile. Lo so, te lo fanno apposta. Ma guarda, te fai una cosa dopo. Sì. Io ti do il link della radio web. Tanto si chiama Emiliano Babilone a Sprighe. Ci sono una marea di interviste di persone come noi. Quindi siamo tutti pazzi, tutti mali di mente.
Adesso si No, no, sono no, ma... inventati una nuova scusa, No, una lei... nuova patologia si sono inventati No, adesso. lei ci crede, Ah, ha ci crede, paura ci di crede. essere contagiata, lei dice. Ma se non rileva quelle frequenze, non contageranno mai direttamente, capito? Perché all'inizio avevo parlato, persone mi dicevano che mi avevano messo un chip, A sai? tutti gli dicono così, poi fanno le lastre, l'attacco, non trovano Non ho niente. fatto niente. Dopo ho cominciato a vedere che le cose capitavano anche alle altre persone, anche agli animali, perché ho anche allucinazioni, come quella sensazione di torpore, come che se mi addormentassero. E parlo, cioè mi entrano anche nei sogni, Sì, anche allucinazioni durante la notte sembra che vedi dei film in alta risoluzione sì, e quando dopo mi dormi. dicono quello che ho sognato, ma anche dentro nel sogno mi capitava. Adesso le cose sono molto più leggere, ma quando sono state massacranti, che non mi facevano andare al bagno, non mi facevano fare i miei bisogni, non riuscivo a dormire, non riuscivo, niente, non riuscivo a fare. Adesso, bene o male, cioè mi fanno venire, ad esempio, se esco con gli amici, quelle sudorazioni, quel calore che comincio a grondare, ma questo anche d'inverno, no? Non adesso che è estate, d'inverno parlo, grondare anche davanti, sotto ai, no, no, ai ventilatori, come si chiamano, Sotto i proprio condizionatori. condizionatori, proprio grondare, che mi dicono: ma cos'hai, che stai male? Fitte, come se mi arrivassero fitte, come coltellate. E insomma, è una vita un po', cioè non riesco, cioè, a lavorare adesso, non riesco a fare niente, perché cioè, Certo. quello che riesco a fare, anche ad uscire, è quello che mi permettono loro, praticamente è ciò che mi permettono loro. E certo, guarda, io ti dico questa cosa. Quando vuoi venire a Roma, ti do subito un abbraccio perché sei una bravissima persona, perché se no queste tecnologie non te le avrebbero messe addosso. Se eri un criminale, non ti avrebbero fatto questi trattamenti, perché hai visto i criminali, vivono bene, 80 anni, E io 90 anni, non gli parlo. succede niente, non li prendono mai, non li trovano mai, cioè a noi ci attaccano questi sistemi giorno e notte. Quindi c'è qualcuno che dall'alto capisce che noi siamo delle persone che rileviamo queste frequenze, valiamo molto e allora studiano su di noi queste interazioni. Questi che stanno dentro questi laboratori, questi mercenari, questi medici, questi militari che operano con queste tecnologie, non rilevano questi sistemi e quindi vogliono sfruttare le nostre capacità estrasensoriali, la nostra sensibilità per creare una sorta di mappatura delle frequenze fisiologiche o delle frequenze neurali per poi effettuare dei test e sperimentazioni su altre persone o su loro stessi. Perché rilevare una tecnologia che controlla e che spia le masse, per noi è una cosa, tante volte diciamo, ma com'è possibile? Una cosa surreale. Ma in realtà, dopo, quando viene attaccato questi sistemi o queste Sì. manipolazioni, e vai a vedere il telegiornale, il terrorista non viene trovato, il latitante, 40 anni di latitanza, cioè ci Ma rifletti, dici: ma com'è è quello che io gli possibile? chiedo, è quello che gli chiedo a loro: ma scusa, ma perché proprio me? Gli dico, perché cosa, non ho mai fatto niente di male. E lo sappiamo, loro mi dicono, succedono appunto quelle cose in televisione, perché quella gente lì non glielo fate a quella gente lì, gli dico. E lei è la vita, mi dicono, è la vita, è la La vita. vita, perché te sei una brava persona e quelli sono criminali, magari i criminali gli danno i soldi a loro, cioè li fanno guadagnare con i loro reati, con il loro gemellaggio, che molte persone che fanno credere che sono mafiosi, che sono terroristi, in realtà sono persone che sono state messe lì apposta per creare il reato, per creare la manipolazione dell'appalto, per creare l'organizzazione criminale, lo fanno apposta.
Perché ci guadagnano i soldi, quelle sono teste di legno che mettono lì per copertura, perché il reale politico non si mette in prima linea a fare il reato, il reale militare non si mette in prima linea, perché se disgraziatamente lo prendono, dopo la colpa va al militare. Allora prendono una persona, la mettono lì nel posto strategico e quella persona fa i reati per conto loro. Poi se succede qualcosa, la colpa è di quello, ma i soldi chi li prendono loro, le prendono le massonerie deviate, le lobby farmaceutiche, le lobby delle industrie di prodotti primari, le società che creano armamenti militari che in Italia sono le prime a guadagnare per soldi di tutti. Pensa che c'è una società a Roma che crea tecnologie militari, fattura 40 miliardi di euro l'anno e va sempre più a salire. Cioè, te credo che queste persone sperimentano sulla popolazione, ma noi non abbiamo dato il consenso, perché ovviamente io se verrei sottoposto a questi trattamenti chiederei delle cifre esagerate. Esorbitanti, ma io Certo. neanche per cifre esorbitanti. La libertà non ha prezzo. Ma questi sono medici mercenari, questi hanno ripreso dagli esperimenti dei nazisti nei campi di concentramento e hanno proseguito. Adesso proseguono prendendo mazzette e parcelle elevatissime, perché a me mi dissero in telepatia artificiale che loro prendevano 8.000 euro di stipendio al mese più 30.000 euro in nero perché facevano le sperimentazioni sulle cavie umane. E queste 30.000 euro gli venivano portate tutti i mesi in questi laboratori. E allora io ho detto: voi lo fate per soldi, non lo fate per aiutare le persone o per fare indagini. E quelli dissero: ma secondo te una tecnologia che costa 100 miliardi di euro può essere utilizzata per futili motivi, mi hanno detto, cioè l'indagine, l'attentato è un futile motivo per loro, perché invece manipolare le masse e creare, che ne so, a 20 milioni di persone in Italia il mal di testa, vuol dire che 20 milioni di persone in Italia vanno in farmacia e comprano il farmaco per il mal di testa. Le lobby farmaceutiche incassano miliardi. Però puoi andare a dire a una persona, dice: guarda, fanno questo giochetto perché incassano centinaia di miliardi l'anno, non ti Ma crederebbe nessuno. chiaramente A me mi hanno bruciato due televisori in giro di una settimana, uno dall'altro, e uno me l'hanno detto addirittura. Mi hanno detto, e quando partì l'attacco, loro mi dissero: adesso facciamo partire l'attacco. E fatalità, dopo pochissimo mi si è bruciato il televisore. E addirittura ho fatto un video lo stesso giorno e che avevo detto proprio che mi stavano parlando in testa e che mi stavano dicendo che mi stavano bruciando la televisione. Pensa Mm. che la vibrazione dentro la stanza si sentiva, addirittura i rumori all'interno delle orecchie che facevano vu, 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 vu. E la televisione si è bruciata, è diventata, ha cominciato a fare tutte righe mentre facevano Sì. questa cosa e poi si è spenta, finita. Adesso si sente solo l'audio. A Caronia, quando facevano bruciare le centraline, facevano bruciare i cavi elettrici, creavano disturbi alle televisioni, alle radio, addirittura c'era una galleria in Sicilia, vicino a Caronia, dove quando le macchine passavano in questa galleria si spengevano tutte le luci all'interno della galleria e si spengevano i motori delle macchine, la gente faceva degli incidenti. Sì. Io sono andato anche a Medjugorje con mia sorella anni fa, nella montagna più alta, dove anche lì che pensavo, dicevano ci sono casi, cavi elettrici, anche lì sentivo le voci. Lo so, perché guarda, c'è gente andata in Russia, sentiva le voci, sono andati in Lettonia e sentivano le voci, sono andati alle Canarie, sentivano le voci, in Germania sentivano le voci. L'unica differenza è che in Lettonia sentivano le voci ma non avevano gli attacchi fisici, cioè riuscivano a dormire durante la notte e non avevano attacchi diretti sul corpo. Però alcune persone nell'aereo sentivano le voci ancora più amplificate. Allora io gli ho detto: scusate, ma perché loro pensavano che erano i vicini di casa che li attaccavano con delle apparecchiature. Ma io gli ho detto: scusate, ma come fa un vicino di casa ad avere una tecnologia così avanzata che addirittura vivete dentro casa e sa quello che voi state facendo dentro casa? Ah, ma si vede che l'hanno comprata su internet. Io ho detto: scusa, ma come compri una tecnologia di un livello così elevato e la trovi su un semplice canale di internet? Ma lo sapete quanto costa? Ah, ma questi sono ricchi, hanno un sacco di soldi. Ma 100 miliardi di euro di tecnologia comprano su internet?
Che mi pare una cosa strana, insomma. E dopo ce ne sarebbero chissà quanti che l'avrebbero se la trovassi veramente su Ma internet. scusa, allora i terroristi perché sparano con i Sì. Kalashnikov? Possono comprare questa tecnologia e ammazzano le persone con le frequenze. Bravo, bravo.